Oh, ragazzi, ragazzi, mamma mia. Allora, è super mattina e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi, come da titolo, dobbiamo andare a prendere, o almeno a vedere, o almeno se c'è, poi la compriamo, la borsa più virale e praticamente più desiderata dalle ragazze in questo 2023. Ci ho pensato se prenderla o no, ci ho pensato se volerne due o no, ne ho parlato con voi su in live. Andiamo e vedrete tutto. E siccome ho scoperto che qua a Milano non esiste il negozio fisico, ma lo vendano questa borsa. Ecco, lo sapevo. Ma perché? Vendano questa borsa, stavo dicendo, soltanto, cioè non soltanto, alla Rinascente c'è uno stand, ok? Quindi, siccome è la più vicina, andremo lì. Prima però, caffè, se riusciamo, ovviamente, a farlo. E poi ci andiamo a fare i capelli perché sono in delle condizioni assurde. Quindi fatemi sistemare la situation. Insomma, anche oggi 24 ore insieme a me. Vi tocca. Raghini. Oi, oi. Mamma, i capelli. Sì, era arrivato proprio il momento di andare a strappare i capelli. Anche perché ci dobbiamo preparare, perché tra un po' vi devo riportare con me ad un evento della Disney. Fatto sta, pensiamo a una cosa per volta. Oggi dobbiamo fare queste cose. Andare a farsi i capelli, poi passare in farmacia. Poi comprare il cibo per Harvey perché è finito e poverino deve mangiare anche lui. E poi andare alla Rinascente. C'è da fare un po' di robe. Ah, aspetta, perché poi c'è anche da mandare, da preparare e spedire. Un pacco perché ho venduto su Vestiera anche il cappellino di Dior. Adoro. Quindi c'è da fa. Sì. Tanto, 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 tanto. E bisogna muoverci perché sono in ritardo. Mamma, Alex mi azziderà. Outfit check per oggi. Così. Tranquillo. E siccome bisogna stare comodi, le New Balance. Prima tappa, andare a cercare, non lo so, un monopattino, una bicicletta e andiamo a farci i capelli. Corriamo! E partiamo! Partiamo! Ok, ci siamo! Mi rifaccio l'uomo. Sì, direi di sì. Peccato che per il viso non si può fare niente. Ok, colore messo in posa. Aspettiamo. No, sciacqua, sciacqua. Ma è fredda. Ah, è fredda. Il vostro uomo preferito. Ma è mio, mi disse. Non è vero. Ah sì. Eccoci qua. Fatto, prima cosa fatta, capelli. Abbiamo fatto un po' la riga alla Ciro Ricci di Mare Fuori. Adoro. Ora, dato che sono qua vicino Porta Venezia, andiamo prima in farmacia e poi ci spostiamo verso San Babila. Fatto.
E ora prendiamo la metro perché bisogna andare in Duomo verso la Rinascente. Adoro. Quella volta non dovevi andare via, ero bellissima. Eccoci qua. Sto casino subito. Allora, bisogna entrare alla Rinascente e andare al piano delle borse. Guardiamo, incrociamo le dita, speriamo di trovarla. Praticamente dovrebbe essere il quarto piano e ci dovrei essere. Vediamo. Vediamo. Non è vero, al quarto piano non c'è niente. Sto provando al quinto, probabilmente sarà qua. Ci deve essere per forza. Raga, è un po' assurdino perché ho fatto tutti i piani, anche quello da bambini, ma non trovo la marca che voglio, il brand che voglio. Quindi, boh, ma che non c'è più qua? Mi sembra strano. L'ho trovata, avevo sbagliato piano, praticamente era nel primo. C'avevo anche lo sconto, effettivamente, non ho preso la mia prima scelta, in realtà. Ho preso la seconda e ora ho fatto anche la carta Rinascente e per tutto oggi ho il 10% di sconto. Ma non ci serve adesso, non ci serve altro. Ora non vedo l'ora di andare a casa a raccontarvi tutto e soprattutto a fare l'unboxing. Però prima ci dobbiamo fermare un attimo, passiamo da Starbucks perché ce lo meritiamo e soprattutto perché sto morendo di sete. Cristiano? Sì. Questa è Caterina, brown sugar. Ok. Ora possiamo andare a casa. Okie dokie, siamo arrivati a casa. Alleluia. Ora posiziono tutto e poi facciamo l'unboxing. Eccoci qua. Allora, innanzitutto vi devo dire, questo nuovo taglio che è uguale a tutti gli altri, solo che mi sono fatto una specie di riga qui alla Ciro Ricci, mi piace molto, super contento, grazie Alex, ti amo, ma veniamo a noi. Siamo qua. È stata una ricerca estenuante, devo dire, ma ti devi appoggiare, no, che non ci sta. Vabbè, estenuante perché ho guardato tutti i piani, perché io in realtà pensavo che fosse tipo al terzo, in realtà non c'era, allora sono andata al quarto, in realtà non c'era, alla fine era nel primo perché il secondo è quello dei vestiti da uomo. E quindi, come avete ben visto fino a 3 secondi fa, ero scoraggiatissimo e ho detto vabbè, proviamo, perché nel primo piano io non pensavo che ci fosse, perché al primo piano ci sono Dior, Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci. Io ho detto boh, e l'avevo dato per scontato. In realtà è lì lo stand. E quindi eccoci qua con l'unboxing della borsa più virale o comunque più desiderata di questo 2023. Qui a Milano, soprattutto in centro, io quando esco vedo tantissime ragazze che hanno questa tipologia di borsa, di questa marca, che ancora non sapete, ma lo andremo a scoprire insieme. E quindi l'ho voluta comprare anche perché è super 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 carina. E guardiamo se sarà anche utile, capiente, brava, bella e tutto quanto. Ti devo dire, ho fatto anche la carta della Rinascente. Non lo sapevo, ma facendo la carta oggi c'era lo sconto, quindi l'ho anche pagata meno di quella che costava. Ma andiamo per ordine. Ti vado ad aprire il pacco. Bando alle ciance, ciancio alle bande. Allora, il pacchetto è questo, così, e qua ho anche lo scontrino, così vi vado a dire quanto costa. In realtà questa era la mia seconda scelta. Se mi seguite nelle live sapete già di cosa si tratta e sapete già tutto quello che vi andrò a dire adesso. Di questo, vabbè, apriamola e poi ve lo dico, perché tanto se no mi perdo in chiacchiere. Andiamo a aprire il pacchettino e tiriamola fuori.
E 3, 2, 1. Ho preso, no, non si vede, fortunatamente, la tote bag di Marc Jacob. Questa qua, wow. Allora, veniamo a noi. L'ho presa in tela. Come ben sapete, e se non lo sapete, ci sono io qua apposta a raccontarvi tutto. Questa tote bag c'è di vari modelli, c'è anche in pelle e c'è ovviamente in tela in questo modo, fatta così. Io come prima scelta la volevo in pelle e più precisamente in pelle marrone perché me ne sono innamorato. Però poi guardando anche sul sito di Marc Jacob, guardando i vari modelli, guardando tutto, mi piaceva anche questa qua, che è in verde, diciamo, militare, ok? E in tela, che ovviamente in pelle non c'era di questo colore così. E quindi, parlando con voi, con alcuni di voi, ero lì lì per comprarle tutte e due. In realtà avrei voluto quella in pelle di questa grandezza e poi ho detto vabbè, al massimo quella in tela la prendo grande, perché di questi, di tote bag di Marc Jacob, questo è il modello medio, poi c'è il modello piccolo e poi c'è il modello grande. Ok, sono andato alla Rinascente e la mia intenzione era, no, non posso comprare due borse perché ora anche basta, se no si esagera, di cosa me ne faccio? Vado alla Rinascente e guardo, se mai ci dovesse essere, il modello che c'è, prendo, ok? Anche se comunque la mia primissima scelta era quella in pelle, grande così. In pelle però c'era nera o rosa o un altro colore, c'era tipo bianca mi sembra, qualcosa del genere, e non mi piaceva, io la volevo marrone. Lì mi ha detto no, non c'è proprio mai arrivata di quel colore, però so che è bellissima, io lo so che è bellissima, l'ho vista nel sito. E poi ho visto questa tra le varie e ho detto no, aspetta, qui c'è qualcuno che mi vuole dire con il karma, con un segnale, che mi devo prendere questa. Ho provato quella grande, ma quella grande è veramente grande, è più grande addirittura della mia Goyard, ok? Che la Goyard è grossa, 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 anche perché ce l'avevo, l'avete visto, l'ho provata ed è veramente troppo grande. E allora ho preso questa qua, così, modello medio, e tra le altre cose era anche scontata del 10%. Ora andiamo a fare l'analisi logica e grammaticale di questa borsa, perché vi dico il perché, il come mai mi sono convinto a prenderla. Innanzitutto, il prezzo pieno è 225 euro, e però io, avendo lo sconto, l'ho pagata 202 euro e 50 centesimi. È così. E quindi ho risparmiato. Quella in pelle costava di più. A regola dovrebbe costare sempre media 400. Ve lo andiamo a vedere sul sito. Ve lo faccio vedere subito. Anzi, facciamo così. Margia, vedete? Tote bag. Tote bag. Tote bag. Tote bag. Tote bags. Allora, the tote bag. Così ve la faccio vedere. Ah, però aspettate, perché sennò non vedete. Ora vedete meglio. Allora, in liter, ok, così, io la volevo marrone. Guardate com'è bella marrone, la amo. E la media, grande così, costava 550 euro, mentre quella grossa 695, ok? Che c'è di mille colori e lì in quel... lì in Rinascente c'era nera, in questo modo qua, e ok, sì, mi piace, però a me piaceva molto di più marrone, anche perché non ce l'avevo. Quindi questa alla fine l'ho scelta e l'ho pagata anche meno, adoro! Che succede? Ritorniamo a noi, guardiamola al suo interno. È super 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 spaziosa e questa volta, ragazzi, qui c'è anche la sua cerniera, che è fatta così. E si chiude tutto. E quindi ho detto, wow, l'amo. Poi questa, vabbè, va dentro. E poi qua c'è la sua tracollina. E all'interno c'è anche un'altra sacchettina, ovviamente. E qua cos'è? Ok, c'è il certificato. E poi, sempre attaccato alla sacchettina, ci sono due scompartimenti. Uno
e 1-2. È super spaziosa, guardate lì, e appunto io l'ho voluta tantissimo perché oltre ai manici per portarla così ha anche la sua tracolla, ok? E quella grande era troppo grande, questa qua è super perfetta. E poi nel modello grande non c'è la tracolla, quindi ho detto ah no, no, va bene, quindi è un segno del destino, devo prendere questa. Mentre nella parte di dietro appunto c'è la scrittina così e tutto tranquillo. Ora andiamo ad aprire questa tracolla perché vi devo far vedere come mi sta. È così. La tracolla è nera, fatta tutto in questo modo, così, così, e la dovremmo mettere tipo qua, che vedete che qua c'è il suo cosino, si fa così, oh, così, e uno, ah, di qua c'è già il coso. Vabbè, ce la mettiamo uguale, poi tolgo tutto, raga, però è per farvela vedere. Ok, tracolla che ovviamente si allarga, si abbassa, si fa tutto, e vi metto subito la mia. Come ha fatto lei? Così me la abbassa, così me la allunga. A regola. Ok. No, l'ho rimpicciolita. Oh mamma ragazzi, com'era? Aspettate. È così. Fai così. 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 La lunga così. Ok. Allora. La tracolla. A tracolla poi è una borsa che sta così. Ragazzi, aspettate. Vi porto in uno specchio perché vi devo troppo far vedere. Ora così è un po' troppo bassa, io la vorrei qua così, però nel senso quando ti dà noia la porti giù a tracolla, tanto c'ha anche la sua cernierina e è così. È una borsa, diciamo, che io l'ho pensata anche per, non lo so, una giornata fuori, un viaggio. In realtà avrei una cosa, un viaggio in cui ho pensato di portare questa, ma ne saprete più in là. E mi piace perché è la prima di questo colore. Poi comunque, se ti dà noia la tracolla o non la vuoi portare a tracolla, la porti così. E di questa grandezza, cioè media, pensavo fosse piccola perché guardandola dal sito mi sembrava troppo piccola, ma in realtà è perfetta per l'uso che ci devo fare. Anche perché vi faccio vedere la differenza con la Goyard, per esempio, e quindi io ho borse grandi, ormai ho comprato la Goyard, voglio usare un po' quella. Tipo, vedete? La differenza è molto più grande e la tote bag di Marc Jacobs di modello grande era più grande di questa della Goyard e quindi ho detto no, ci sta bene media. Ora in realtà non so se comprarci anche qui un divisorio oppure no, però vedrò, la testeremo in questi giorni e vi farò sapere. Però sì, sono molto contento, mi piace, è un colore secondo me unisex, questo la possono portare tranquillamente chiunque. E poi il verde, questa tipologia di verde secondo me sta anche bene in tantissimi colori, in tantissimi outfit e varie robe. Mi piace, sono super contento, bella bella bella. Fatto sta, raghi, che io sono schiavo del consumismo, avete ragione voi, perché l'ho vista per mesi a tutti, anche su TikTok. Io non so come ha fatto, probabilmente mi ha sentito parlare di questa borsa in live mi sono apparsi 800 miliardi di video di persone che usano questa tote bag, che fanno vedere cosa ci mettono dentro, cosa c'entra soprattutto, e quindi ho detto no, vabbè, la devo comprare per forza, e quindi me la sono comprata. Ma facciamo tipo una prova, cosa ci può entrare qua dentro? Ma fammi vedere
che se c'entra, fermi tutti, che io ho. Oh. Proviamo se c'entra anche il MacBook, perché se c'entra... No, raga! Ma c'entra davvero! Quindi anche una borsa tipo per andare al lavoro o per l'università. Bella! Ok, ci sta benissimo. No, vabbè. Io non pensavo c'entrasse, perché pensavo fosse un attimino più piccola. In realtà sì. Quindi vabbè, te ci metti quello. Poi ci metti, fai conto, l'agenda. Ok. Ci vuoi mettere una bottiglia di Coca-Cola? Guardiamo se c'entra una bottigliona di Coca-Cola. Ah no, con l'agenda no. Però... No, vabbè. C'entra anche la bottigliona di Coca-Cola. Ma è la borsa di Mary Poppins, ragazzi! E soprattutto cosa fa? Si cosa? Qua? No. Ok, non è come la Goyer, ma è rinforzata. C'ha rinforzi qua dentro? Sì. Ok, sì sì. Perché sotto, qua, è di un materiale diverso che non so. E, vabbè, sarà rinforzata. Adoro. E poi c'è anche questo, in realtà... Questo aggeggio che non so a cosa serve. Però... Oh! Ho fatto l'acquisto del secolo! Che bello! Sì, sì, sono super, super contento! Fatemi sapere se voi, dato che è una mia percezione, secondo me, però... Io... Cioè, è tipo quando volete, non lo so, avete presente quando dovete cambiare auto? Oppure conoscete un ragazzo o una ragazza che hanno una determinata auto, un determinato modello di auto? Da quel momento in poi la iniziate a vedere ovunque. La stessa cosa mi è successa con questa borsa. E quindi ho detto, no vabbè, io me la devo comprare per forza. E me la sono comprata, quindi fatemi sapere se voi l'avete e se la usate e se veramente è spaziosissima come abbiamo dimostrato adesso. Adoro. Comunque, vi dico l'ultima cosa, nella tracolla, che è fatta così, ovviamente qua nel gancio c'è la scritta Marc Jacob e poi qua è fatto in pelle e c'ha anche altri inserti in pelle. La cosa che mi ha lasciato un attimo di stucco per Marc Jacob è che c'era un negozio qua a Milano, ma in realtà ho scoperto che è chiuso, ha chiuso, quindi... Boh, ma sta ritornando in auge adesso e prima non andava più? Non lo so, non capisco. Fatto sta che mi piace, sono super contento e spero di usarla veramente abbastanza. Ma comunque, nuova arrivata della mia collezione di borse. È tutto sommato. Comunque, è vero che è costosa perché costa più di 200 euro e quella in pelle... che prima o poi comprerò, io ve lo dico, ora costa di più, appunto arriva fino a 600, però posso dirvi meglio così, nel senso, ho speso 200 euro, me la provo, se vedo che la uso, vedo che la sfrutto, vedo che mi piace, magari io sono sempre in tempo per prendere sul sito anche l'altra, però diciamo che secondo me m'è andata bene così, perché il caso ha voluto appunto che io trovassi questa e magari che non spendessi 600 euro per una borsa che magari non so se posso usare oppure no. Quindi la proveremo insieme in questi giorni. Raga, allora, bisogna preparare il pacco e stampare la ricevuta perché dato che ci siamo, spediamo il tutto. Il cappellino è qua, ora vi faccio vedere, vi rimembro un attimo. E... casino, che casino. Allora, la scatola è la sua, originale. C'è il cappello, è questo qua, che io ho rivenduto perché appunto è una L e mi sta troppo grande, quindi non l'ho mai messo. Poi abbiamo anche il cartellino. L'altro cartellino qua e qua dentro ci sono anche i bottoni di ricambio, penso che siano per questo, per questa parte. Fatemi vedere che non ci sia altro. Sì, ok. Ok, direi che è perfetto, è perfetto. Possiamo risistemarlo a modo, a posto. Eccolo qua. Pa, pa, perfetto.
Da, da, da. Perché? Ah, è vero, non mi riesce a tagliarlo! Oh, ma perché? Devo comprare le forbici per i mancini, ragazzi. Oh, è un va. Proviamo con quest'altra. Oh. Ah, sono le forbici che sto sbagliate. E uno. Poi. Giro. Così. E tagliamo anche questa. E due. Mettiamola dentro questa scatola. Perfetto, direi. Poi la chiudiamo così. E qui che c'è? Ah, qui c'è il mio indirizzo. Bisogna toglierlo. E bene, bene. Tra le altre cose, andrà in Lussemburgo. Sarà la sua nuova casa. E sono contento. Speriamo che questa persona lo usi come non l'ho usato io. Ora l'attacchiamo qui, così. E ora usciamo, lo andiamo a portare. E dato che ci sono, faccio anche, mi fermo al Carrefour e compro qualcosina per cena. Quindi quello lì. E voglio provare a usare la tote bag di Marc Jacobs per vedere se mi c'entra tutto. Così la proviamo anche in strada, ci facciamo il test. Eccoci qua. Allora, ho posizionato e sistemato la tracolla in modo tale che mi stia come piace a me, però al momento mi dirò, la voglio tenere così. Mi piace, dai. Bello, bello. Bella, bella. Mi piace tanto. La amo. Carina. Mi piace. Non so se si è capito, mi piace. Pacco spedito. Ora andiamo a far spesa. Eccoci qua. Iniziamo. Ho fatto il piano praticamente, adoro. Vi posso già fare i top e i flop di questa borsa. Allora, la tracolla è super utile. L'unica cosa è che probabilmente l'ho messa troppo bassa e mi danno noia i manici. Però, se io a tenerla così è super bella, mi piace tanto. Mi devo ricordare di chiuderla, ovviamente. Però bella, carina. Il colore mi piace, ci sta bene con tutto, praticamente. E il fatto che sia di tela invece che di pelle, con questo caldo, non mi fa sudare. Magari quella in pelle la prenderò poi in settembre, se mi piacerà ancora. Ora, brevissimo, svuota la spesa. Ho preso l'insalata, i tortellini, il prosciutto cotto, la bella pinza, buona, ormai io ho fissato, delle patatine, delle altre patatine. Queste le ho prese perché, boh, dice ingresso omaggio, vediamo, a Gardaland, vediamo, magari è la volta buona che ci vado. La pasta, lo so che ce n'ho ancora tanta, ma senza glutine mi mancava, l'avevo finita. I fazzoletti, i grisbi al cioccolato, che buoni, poi vabbè. Il salami. Ho ripreso questo, l'ho ritrovato, siccome l'ultima volta mi era piaciuto tantissimo e ve l'avevo detto super. Ho ripreso anche il deodorante, bellissimo, buono, che mi salva la vita. Il tonno, che l'ho terminato. La Red Bull, altra Red Bull, perché vedrete i video che devo fare. Il latte di soia Alpro, non è latte. E poi la salsa di pomodoro e alla fine le cingomme. Adoro. Fatemi mettere tutto a posto adesso e poi so che è presto, ma mangerò qualcosa perché poi devo registrare un altro video e devo fare in tempo per fare la live.
perché devo recuperare poi tutte quelle che avevo perso e quindi siamo molto spesso in live, adoro. Quindi farò una doccia e tutto quanto, ma l'argomento di oggi era la mia nuova borsa Tote Bag di Marc Jacobs. Quindi direi che ci possiamo anche salutare qui. Per oggi è tutto, fatemi sapere voi qua sotto tramite commento cosa ne pensate di questa borsa. So già che la preferivate con la pelle, però ho trovato quella e mi piace lo stesso, tanto era nella mia wishlist e adoro. Però se voi avete comprato una Marc Jacobs in questi mesi, in questi anni, fatemelo sapere e ditemi come vi ci trovate. Per oggi è tutto, mettete mi piace a questo video se vi ha fatto compagnia, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo domani, ciao!